Ragazzi, buongiorno. Allora, ieri ho visto Roma-Atalanta, una bella partita. Tra l'altro sono fermo, sul cinturino, ma sono fermo, quindi non sto guidando perché sono pure sentito dire ti fanno la multa se... tanto non me la fanno, non preoccuparti, non me la fanno. Stavo dicendo, ho visto Roma-Atalanta ieri sera, una bella partita, tre pari. Un'Atalanta davvero spumeggiante. Direzione d'attacco fantastiche, perché se io devo fare differenze, perché io come guardo altre partite faccio sempre differenze con la nostra Inter, no? E allora lì mi viene male, cioè mi viene male, insomma, sono esagerato, no? Certi YouTuber depressi, roba, non esageriamo, cioè alla fine. Effettivamente siamo soltanto all'inizio, uno spera sempre che ci siano miglioramenti. Però comunque passando gli anni non sembra che ci sia. Sì, ogni tanto facciamo quelle partite che vinci 4-5-0 e già lì è strano. Però quando vedo attaccare l'Atalanta in quel modo lì, che poi dici vabbè la preparazione già da luglio, sì, ma preparazione. Secondo me è tutta una minchiata sta cosa della preparazione fisica, perché alla fine dai. Ok, che ad agosto le gambe imballate, le stronzate, ragazzi, ma solo quello fanno questi, dai, su. Non ci credo che le gambe imballate, le robe, sì, vabbè. Magari quelli reduci del mondiale, dicevo, hanno fatto magari uno sforzo in più, no? Eppure Perisic, quel poco che ha fatto, ha reso un po' più degli altri, no? E ragazzi, la storia è questa. Adesso vediamo col Bologna sabato. Non lo so, anche lì è imprevedibile. Però prima di quello, io ho visto le squadre in prima, seconda, terza fascia che potremmo incontrare in Champions League. Ho paura. Se ci va bene incontriamo Lokomotiv Mosca, che non so come cacchio possa essere in prima fascia, forse perché ha vinto il campionato russo. Però le altre, cioè, rischiamo delle figure di merda che l'Europa League di 2 anni fa contro il Beersheba e chi cazzo è Southampton, o chi è, non mi ricordo chi è Southampton, non mi ricordo chi era, o Sparta Praga. Quelle lì sono niente, se guardiamo. Poi vabbè, uno cerca di essere positivo, ma come cacchio fai a essere positivo con una squadra? Cioè, come fai a essere positivo quando un Inter ha un attacco del genere? Cioè, uno Spalletti che io Spalletti io lo difendo ancora, perché anche lui, cioè tutti sbagliano. Come sbaglia l'allenatore, come sbaglia tutta la squadra, sbaglia Handanovic, sbaglia, perché alla fin fine tanti sono attaccati su Handanovic, ma Handanovic, vabbè, ha avuto le sue colpe come non le ha avute, insomma, ha avuto colpe un po' tutti, perché comunque siamo attaccati ci attacchiamo su tutti. E uno, c'è cioè, già Spalletti, ecco, e già tanti, alcuni interisti dicono deve cacciar via, c'è cioè Conte, sì. Comunque, stiamo calmi, anche io sono molto incazzato per aver fatto solo un punto in due partite, cosa che è successa a De Boer 2 anni fa, tra l'altro. E staremo a vedere, perché nulla è perduto al momento, per fortuna c'è tutto un settembre da giocare, appunto, c'è la Champions League, vediamo chi cacchio incontreremo, e lì ho molta paura di brutte figure, ma ovviamente spero che Spalletti si riaddrizzi un po' le idee e capisca che certi giocatori magari non sono a livello giusto per giocare in quella competizione lì, europea. Ragazzi, ci vediamo allora, se non domani, probabilmente giovedì. Giovedì ci sarà molto probabilmente gameplay pronostico in live Bologna-Inter con PES, aia, PES 2019. Sono distrutto un dito. Con PES 2019, quindi novità delle novità, ma prima il commento dei sorteggi di Champions League. Ci sarà da ridere, da piangere, da sperare, da qualunque emozione si possa avere. Ragazzi, a presto, forza Inter sempre.
Speriamo in bene in questo settembre pazzesco.